Raga, che dire, sta finendo, mancano 5 minuti, raga, Milan e Monza, stanno 2-1 per il Milan. Ah, è arrivata adesso un'occasione per il Monza per pareggiare questa partita, raga, veramente interessantissima questa partita, sin dall'inizio. Perché inizia che il Milan passa in vantaggio con un gran gol di Calabria, ma poi il Monza si mette a giocare veramente, veramente inaspettatamente molto bene, ragazzi. Gioca da Dio il Monza. È una signora squadra. Ragazzi, il Monza è una signora squadra. E poi dopo il gol di Calabria pareggia, ragazzi, pareggia con Finotto. E trova il gol dell'1-1 in posizione regolare. Ma regà, è una signora squadra il Monza. Ora siamo all'87esimo, 2-1 per il Milan. Regà, Milan che ha fatto, ragazzi, secondo Maldini, Daniel Maldini è veramente, sarà veramente fortissimo, diventerà fortissimo, ragazzi, ha fatto un gol spettacolare, poi nel secondo tempo ha fatto un dribbling stupendo, quindi questo Maldini è un veramente diventerà fortissimo. L'unico tenuto in campo per tutta la partita da Christian Brocchi. Raga, niente, il Monza è una signora squadra. Il Milan è stato molto in difficoltà, c'è da dirlo, molto in difficoltà, l'ho visto il Milan, anche Ibra non è stato lo stesso di stasera, non è stato brillante Ibrahimovic. Cerca l'axalta, trova la diagonale di Donati, quindi Theo Hernandez non ha anche adesso al Milan, il tiro, allarga ancora sull'axalt, Brahim non ci arriva. L'axalt prova il tiro, no? La para, easy. Il portiere, insomma. Veramente gioca molto bene il Monza, non me l'aspettavo, ragazzi, perché all'inizio io ho detto mi vedo Portogallo-Croazia o Milan-Monza. E poi decidi di vedere Milan-Monza perché primo volevo vedere come gioca il Monza di Berlusconi e secondo volevo vedere anche un po' il nuovo Milan, no? Brahim Diaz, tutte queste cose qua, il giovane Maldini, e volevo vedere un po'. E niente, perché poi il Portogallo sta anche vincendo 3-0 con la Croazia, quindi... Non c'era neanche Cristiano Ronaldo, quindi non ha senso vedere il Portogallo. Preferivo vedere Milan-Monza, ragazzi, che si è veramente sviluppata in una partita interessantissima da vedere. Molto, ma molto interessante da vedere, ragazzi. Calcio d'angolo per il Milan, siamo al minuto 89 quasi. Che tiro, gol del Milan. Gran gol di Kalulu. Gran gol del giovane Kalulu, preso dal Lione o dal Paris Saint Germain, non mi ricordo. Gran gol, ragazzi. Gran gol di Kalulu. Calcio d'angolo, palla che esce fuori. Lui è pronto, di controbalzo, boom, nell'angolino basso. Bel gol. 3-1 Milan. Si chiude la partita. Si è chiusa la partita. 3-1 Milan. La partita adesso, però il Monza ha giocato fino a questo momento, se l'è giocata questa partita, ragazzi, veramente applausi al Monza, che in futuro penso che se arriva in Serie A si salva sicuro, quindi se era Roma Monza, raga, le buscavamo. Se è ancora il Milan con l'Azzalt, niente, no. Gran gol di Kalulu al 90esimo, insomma, 3-1 del Milan che la chiude. Poi regà, ho visto sto Brahim Diaz che è entrato, ha fatto vedere anche buone cose, quindi potrebbe essere buono questo giovane Brahim Diaz. Per il resto niente. Paletta rischia, ancora pressing vincente e forse ho visto un Milan ancora un po' che gli manca qualcosa, ma qua, ragazzi, oggi si parla bene che ha giocato bene il Monza, ragazzi, non è che ha giocato male il Milan ha fatto anche la sua partita, volendo, se andiamo a vedere il gioco della squadra rossonera, è il Monza che ha fatto la sua partita, ha messo in difficoltà il Milan, ha creato occasioni e quindi non è che è colpa del Milan che non ha fatto proprio vedere il suo valore.
Niente, regà, che dire. Ora c'è Teo Hernandez. Ancora Teo Hernandez. Porto per Castillejo. Castillejo, palla. Pallo vantaggio Colombo. Colombo. Tiro. Mamma mia, ragazzi, che gol di Colombo. Mamma mia, che gol di Colombo, regà. 4-1. Ma che gol ha fatto Colombo. Ragazzi, ha fatto un gol. Gli arriva palla. Sterza sul sinistro, calcia a giro e fa un gol veramente bellissimo. Gran gol, la mette sotto l'incrocio, ragazzi. Gran gol di Colombo. Insomma, Maldini, Colombo si fanno vedere che sono due ottimi giovani per il Milan. Veramente, gran gol di Colombo, gran gol. Gran gol. E 4-1 per ta chiusa. Mancano 3 minuti di recupero, ma non ha neanche senso più parlare di Milan-Monza. 4-1. Il Monza, ripeto, ha fatto la sua partita, ha messo in difficoltà il Milan. Adesso il Milan la chiusa, 4-1. Andiamo invece un po' a parlare della Roma. Roma-San Benedettese, ragazzi, 4-2. Ok, il Monza. Fondamentali, i fondamentali che non per niente caratterizzano questo gioco. Macin facendo un video, facendo un video. E niente, ragazzi, stavo dicendo, Roma San Benedettese finisce 4-2 per la Roma, però raga, siamo riusciti a prendere due gol dal San Benedettese, quindi voglio dire, ok, che avevamo ancora Fazio e Fazio in difesa, però prendere due rigori dal San Benedettese è brutto, ragazzi. Vinciamo 4-2, cioè poi la Roma gioca anche. Tanto è finita Milan-Monza, vince Milan 4-1. Stiamo dicendo, la Roma ha giocato anche, però mi aspettavo una vittoria più ampia con la San Benedettese, raga, in Serie C il San Benedettese non puoi prendere due gol da San Benedettese. Vabbè, raga, per la Roma segnato Veretù, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci. E poi doppietta di Maxi Lopez per il San Benedettese. Niente, raga, è finita Milan-Monza. Per questo video è tutto. Niente, bella partita, ragazzi. Si è rivelata un'ottima sorpresa al Monza di Berlusconi e due ottime promesse, Maldini e Colombo. Quindi ciao a tutti, bella ragazzi, sempre forza Roma. Ciao ragazzi.